Ah, bene, siamo in live, ciao a tutti. Siamo sempre qui con Emily. Dov'è la chiamata? Vediamo. Family? Dipartimento di Polizia dello Santo, parla con Sergente Wilson, mi dica. Lo so, Ciao, capolinea. sì, ciao, devo farmi sequestrare la macchina. Ah, perché non sono riusciti? Ok. No, perché mi hanno detto che dopo che esco Ma dal carcere sì, ah, poi. gente! Un Chiami quello che ha attimo. parlato così! Agente, agente! Mi dica. Parcheggi un attimo, parcheggi un attimo, che c'è bisogno di me. Vieni in centrale. Io, con la macchina o in piedi? Sì, vieni in centrale con la macchina. Va bene, ciao. Ciao. Deve sequestrare un Buongiorno. veicolo. Sì, avevo una chiamata, però mi dica. Quale chiamata ha risposto al No, no. centralino? Mi dica, mi dica. Niente, sta arrivando, ho appena risposto alla chiamata io. E sta arrivando una persona qui, deve essere sequestrata in auto. Non so per quale motivo, penso sia successo prima qualcosa. Deve sequestrare lei, ok? Lo accompagna all'auto exotic, gli fa sequestrare l'auto e poi dopo lo riaccompagna da qualche parte, ok? Sì, ci sono delle persone che mi stanno aspettando, però se È vuoi prendermi urgente sta fuori, cosa o... ho già rimandato di 20 minuti, Tanto però è se veloce, magari va lì riesci a all'auto venire un po'. exotic, ha tutto il modulo sul tablet, preme i due pulsanti del modulo online, poi dopo basta, fatto, poi lo accompagna in città e ha Sì, va fatto. bene, va bene. Sono 5 minuti, adesso lo vedo dove si prende. Oh mio Sì, Dio. vabbè, Sì, mamma mia. non Adrian? so che con Quello lì è chi. l'agente. Agente. Questo qui è Il l'agente. mongoloide. Agente? Ecco qua. Il signore è Sì. questo qui. L'auto quella lì da sequestrare. Ah, sì. Come? Non la fare Basta. uscire, ma dobbiamo sequestrarla, che Portala. c'è? No, Uscire fa due ricaricatela. foto. Andate all'auto exotic e fate sequestrare dall'agente, ok? Sono un mongoloide, sì. Ah, vi seguo. Sì, poi mi raccomando, faccia la foto lì all'auto exotic e tutto. Mi Sì, compili come? sì, Sa farlo? sì, 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 sì. Perfetto, a posto. Ciao, Romolo. Sì, ciao Emily, un attimo solo Sì, che sto tanto svolgendo adesso un andare a lavoro. casa a mettere i vestiti via e metterli nella divisa, che io a casa. Arrivo subito. Macchina nuovissima, modificatissima. Audi. Modificata ieri gratuitamente dal Benny. Tutta bella bella bianca. Potentissima, poi fa girare così bene. E là, un po' larghino però. Ah, vediamo se c'è Marie o Mike. Ma che iniziamo con Mike. Mike. Mike non risponde.
La mia casetta nuova. Sì, ciao. Con vestito scuro. Divisa con camicia da sergente. Vabbè. Ottimo, si lavora. La mia Audi. Ehi, signorina, salve. Mi sei mangiare la roba, quanto la dove vai? Marie. Oh, ma manco lei c'è. Ciao, Gaiva. C'è cazzo di nessuno oggi, Dio mio. Oh, Madonna, macchia. Ma c'è Marie? Doveva esserci. Sì, ciao Maria. 10-4. Emily! Non riuscivo a fare il dito medio, io non lo trovavo. Dovevo farti il dito medio mentre mi fissavi qualcosa. Niente. Come stai? Tutto bene, oddio, perché c'è il cellulare in mano? Ok, tutto bene, tu? Bene, bene. Mi sei mancato. Anche tu, dov'è? Ma dov'eri tu in vacanza? Eh sì. Guarda che bella la mia nuova macchina. Cioè, nuova, ce l'ho da un bel po', però l'ho modificata ieri gratisissimo dal Bendis. Vuoi vedere la mia? Guarda qua, le mie Audi. Oh, mi sta chiamando un attimo. Oh, Marie. Ciao, Marie, come stai? Tutto bene, hai saputo del vanilla. Scusi un attimo, Marie. Sì, tutti Sì, soprano hanno tranquillo. una Ferrari, inutile che me la fai vedere. Comunque, no, sto parlando con soprano, un soprano. Comunque, Salutami Marie, di che sì, voglio bene. ti saluta Pasquale soprano, ha detto che ti vuole bene. Che palle, non so saltare col telefono in mano. Marie, mi ci sei? Marì? 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 Marì, mi senti? Che cazzo è caduta la linea? Salve. Capolinea, bisogno? No. Va bene. Marì, che hai caduta la linea? Emi, sì, infatti ti stavo richiamando per quello. Comunque, come stai? Sta tutto bene? Sì, io tutto bene, Comunque, ma hai detto che ti saluta soprano, è Pasquale, non è che ti vuole bene. Pasquale, sì. C'eravamo poco fa Eh sì. perché è rimasto a piedi, quindi gli abbiamo dato un passaggino al volo. Bene, bene, sono adesso in centrale e inizio a lavorare. Sì. Eh Dammi un sì. attimo, caro, dammi un attimo, arrivo subito, Sì, sto intanto facendo devo una sistemare per uno telefonata. sciroppo perché non cambio il vestito e perdo, faccio un po' male. Guarda. Madonna, quanto è poche artificio che c'è. Soprano, vieni, Pasquale. Pasquale! Vieni. Vieni, guarda, eh. Cosa? Ah, anch'io ce l'ho.
Ci ho ancora un sacco e ma addosso. Proprio così scimmi, prova a vedere. Requisiscimi. Aspetta. È la Madonna. Che è una lista gigante, era. Eh sì, perché poi hai 9 semi? Perché mi ho notato che me li dimentico addosso. E sempre, sono sempre nella divisa, sono. Mio Dio, quanta roba. È piena la lista. Non so. Un attimo che devo finire di fare le cose. Papà, ok. Io appena devo scrivere un attimo al cellulare. Sì, hanno fatto Marigre, madonna, sto preso, non è uno spavento, l'ho preso. Dove va? Andiamo un po' in pattuglia a rompere i coglioni la gente, dai, si va, si va. Andiamo. Ottimo, non c'è lampeggianti. Non c'è lampeggianti. Perché c'è sopra nel radio l'SPD? Vabbè. Ah boh, oggi ci vieni se questa è la macchina. Oggi ci vieni, vedrai. Vedrai, vedrai. Te lo prometto che riesco. Ecco, non lo prometto. Comunque, vedrai che riuscirò a acquistare un veicolo. Molto probabilmente. Data la mia stronzaggine che c'è in me. Devo chiamare un'altra persona che gli doveva parlarmi. No, sto qua. Ma che ha fatto, sto qua? Oh. Sequestra lei? Ma se vuole farlo lei le do l'onore, eh? No, no, guardi, faccia pure, sono scartato più. Chiamo i meccanici intanto. Eccolo! Diego Fire. Rispondi, vaghe. No, mi sa che non hai risposto tu. Pronto? Salve. Salve? Mi dica. Salve, c'è bisogno di sequestrare un'auto davanti alla banca della piazza centrale. Eccovi, arrivo. Ok, perfetto, va bene, salve. Scusi? Sì, parla con me? Sì. Dica. Lei ha da fare? Io? No. Ah, ok, perché a me stanno chiamando in centrale. Ah, bene, vada. Può farlo lei sequestro? Va bene, faccio io. Grazie. Ok, a piedi è venuto. Il carattrezzi l'ha dimenticato da una parte? In che senso? Io non vedo il carattrezzi. Ma c'ero a bordo 2 secondi fa. Io non lo vedo. Mi sa che è uno di carattrezzi. Oh mio Dio! Aspetta, sì. Vieni qui, tipo, sei qua, tu, tipo, qui. Io vedo, guarda, mi vedi sotto la macchina, io sono. Ma... vai, tipo, vai un attimo vicino alla macchina. Ti prego, ferma, è corsissima, ferma, aspetta. Perfetto, questa finirà sul deep web. A posto, vai, portala l'auto esotica. Oh madonna, è sparito adesso. Io vado, perché sennò rischi di vedermi finire addosso, perché non lo vedo, quindi io corro. Qualcuno ha parlato via radio?
Io dico attenzione con sto carro attrezzi, Dio mio, perché sennò sto qua mi uccide. Che io non lo vedo, quindi aspetterò che scenda. Per capire dove si trova. Oddio, no. Per favore, non fare questi scherzi, via. Vai a mettere la macchina. La sgancio. Oddio! No, non sganciarla qui. Come la sposti laggiù, se no? Ah, in effetti. Sì, sparisci, ok, perfetto, ora fai manovra, io non ti vedo, quindi stai attento. Mi nascondo, guarda, mamma mia. Ma che cazzo? Ma! La macchina! Ma perfetto proprio. Oddio, non ho che caratterizzino, lo vedo. Ok. Perfetto, proprio un po' stortina, però vabbè. Ok, grazie. Mai quanto quella laggiù. Sì, in Le tre l'ho effetti. fatte tutte io, quindi siamo a Ottimo, oggi posto. lavori tanto, quindi. Eh sì. Un secondo che compilo il modulo e poi te la faccio. Te la faccio. Ti do i soldi. 670 AGK. 670 AGK. 670 AGK. Ma? Ah, HGK, madonna. Tom Adibe o bla. Io non leggo la chat adesso che sta compilando sul Discord. Un attimo, Adibe o bla, veicolo. Lo conosciamo tutti, come si chiama questa? Veicolo abbandonato in mezzo alla carreggiata, motivo. Aspetta, se questo è il veicolo, è una Supra 2. Ok, mamma mia, non lo vedo più. Tu, scendi dal carro attrezzi. No, madonna. Comunque, tablet, anzi, quanto ti devo? 100. Ok. A Grazie. posto. Ciao. Bella. Magari vai a spaccheggiare questo carro attrezzi, per favore. Sì. Perfetto. Oh, guarda che c'è quassù che vola con la faccia delle strisce rosse. Chi è? Che è Cavallini, eh? No, ma adesso caricherò in corsa la foto mentre io sopra la macchina.
Salve, dottore. Salve, come va? Bene, Tutto bene, lei? bene. Poco lavoro? Sì. Vabbè, anche a noi capita ogni tanto. Cioè, quasi meglio in realtà. Beh, dipende. Eh sì, dipende dai punti di vista, diciamo, però vabbè, dai, non è neanche bello dover vedere gente sdraiata a terra. Beh, ovvio, questo sì, però In quel comunque senso, diciamo sì, che i per un po' di momenti noia. pieni di lavoro, diciamo, è Eh sì. stressato, ora magari si rilassa un po'. Diciamo che chiaramente ci sono momenti dove tutti chiamano e momenti dove non chiama nessuno. Vabbè, E vabbè, capita, dai. capita. Va Vabbè. bene, arrivederci. Ciao, buona Salve. giornata. Marina ha scritto. Non posso più manco regalarti la limonata. Già. Non c'è più macchina di qualcuno o di un NPC? NPC. NPC. Vediamo se mi risponde adesso. Oddio, qui non c'è più nulla, il giravanile è tutto distrutto ora. E soprano non c'è. Non era il comedy o al... c'erano i bandi oggi, il comedy club o l'arena, non so dove erano. C'erano... Tequila era aperto, no? Vai a vedere Tequila, dai. Non c'era la vecchia discoteca. Ah,
Oh. Come dire qua? Salve. A volta guarda. Ho 10 chance. Facciamo la cosa ristrettiva. Ah, buonasera. Oddio, Emily. Ciao Emily. Emily, vabbè, ciao. Emily, ciao, come stai? Tutto bene, beh, ciao Marie. Oddio, il bancone. No, no. Oh, oddio. Devo abbracciarla anch'io, voglio sentire le tette. E niente. Niente, non toccare. No, no, non toccare! Oh! E niente. Ma sono bellissime, sodissime! Vabbè. Vabbè. Comunque... Dai, stai scherzando, come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene. Voi, anzi. Hai qualcosa da bere? Ah, no, grazie! Sono venuta qui a salutarvi così per vedere come stavate. Vieni! Sì, dai, una birra analcolica, dai. Grazie. Prego. Poi ci penso io, Emily, non pagare nulla. Buona. Grazie, Maria. Buona. Beh, senti. Come l'hai detto, Gia? Avevo detto perché è buona, scusami, perché sennò... Come l'hai detto, però? Vabbè. E vabbè cosa? Come l'ha detta, scusami? L'hai detto in maniera sensuale. Sì. Per te è tutto sensuale. Sempre. Guarda come si lede. No. Ma... no, stai urlando semplicemente, ma senza... Perché sta arrivando qualcuno? Ehi, Carla. Sì. Sta a posto. Tutto positivo. Ciao, Carlo! Buonasera! Come state? Tutto positivo? Ciao Carlo! Ciao bellissime! Ciao papi! Guarda come hai vestito Carlo! No, perché stavo a fare una recita teatrale, per questo. La recita teatrale? Sì, al Comedy Club, ho partecipato ai provini. Ah, e? È andata bene. Gli è piaciuta, sì. Abbiamo fatto con Yuri una rappresentazione rivisitata di Romeo e Giulietta, ecco. Ah, e quindi come è andata? Bellissimo! Sì, mi ero vestito un po' così, mo me l'ha cambiato. Come state voi? Tutto bene. Dove sono i miei abbracci positivi? Qua. Come sta tesoro? Oddio, che è? Oddio, Assassin's Creed! Come sta tesoro? Ok, tutto bene, tutto bene. Tu? Tutto bene, tutto positivo, tutto bene. Sì, sì, positivissima. Al lavoro? Okay. Sì, sì. Si lavora. Si lavora, meno male. Carlo. Dimmi, un bacio, Marie. Un bacio positivo. Ecco la bella mia. Ah, oh, Carletto, come stanno i bambini? Comunque, Emily, bionda sei uno schianto, sei. Grazie, è il mio colore naturale. Lo dico. Lo è sempre stata. Ma è bionda, ma proprio. Senti una cosa? Sì. I bambini hanno dormito stanotte. Quindi li ho ancora visti i bambini. Come no? No. Sono bellissimi. Ieri ci abbiamo giocato tutti quanti. Chirondelli. Cucciolosi. Posso immaginarlo. Mamma mia, anch'io dovrei fare qualche figlio, mamma mia, sono 30 anni. Vuoi fare un figlio? Davvero? Ho detto, ecco, mi piacerebbe anche a me, mi piacerebbe, 30 anni, cavolo, tra poco... Ciao, no, Fier 1616. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Oh, grazie per il follow che mi hai messo ieri, mentre però ero offline. Esatto, esatto, esatto. Mi piace questo tipo... Oh. Ah! Vai! Aiuto! Opla! Le persone preferite. Tutto bene? Tutto bene? Tutto Carlo! Oh, mi sono sentita Carlo per un mese. Hai visto? Emily, aspetta, Carla Emily. Emily Carl. Sì, prima lo dico. Sembra un cognome, Emily Carl. Eh sì. Emily Carl, bellissima. Emily Carl, è vero, ci sta bene, sì. Oh. Ma è scoppiato del vanilla ieri?
Guarda Carlo. Oddio santo, mi dica. Sì, l'ho pure, sentito. Signor Waves. L'ho sentito pure io. E non c'era una città. Assolutamente di notte. Sono arrivata questo pomeriggio, io solitamente il pomeriggio faccio una manina, no? Non c'era, cioè non sapevo che cosa fare, mi guardavo intorno e mi deprimevo. Non sono voluta passare neanche davanti al cancello del bambino. Io sono entrata dentro il cancello, ma che c'è? Giusto per controllare che non ci fosse nessuno. Bravo, bravo, perfetto. Quindi un locale in meno in città, un altro locale in meno in città. Vabbè, qual è l'altro in meno, scusami? Il mesonetto, lo vedi aperto? Te. Ah, no. Vedi, anche il mesonetto avrebbe, secondo me, grande... Beh, il Bama invece, quello lo vedete aperto invece. Buonasera. Ciao, Madonna, ciao. Come hai fatto? Quello, il Bama, scusa, non lo vedete aperto. Anche quello lì ci sarebbe come locale, ma nessuno lo apre. Ma chi lo apre ormai? Ma da ora in top... Chi c'è esattiva per i suoi locali? Ma scusami, ma c'è il Bama, è di qualcuno, ma... Si tira avanti. Un'altra volta fatto i bagni per lavorarci, però poi alla fine niente. Se ne tira avanti, tiro anch'io avanti. Ma è aperto. Ma è aperto, niente. È brutto dire Ginevra tira avanti. Senti una cosa, hai volato delle birre? E come mi stanco anch'io? E niente. Ma non ho capito. Ah, niente. No, niente, per adesso tutto regolare, tutto a posto, tutto a posto. Anche io. Ciao, come top, tutto bene, sì, tutto bene, tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Poi stanotte posso fare io la babysitter. Ah, sì, sì, me l'ha detto Yuri, grazie di cuore. Okay. Va bene, tesoro. Ok, vado a casa da Yuri. È a casa? Sì, sta a casa, sì. Bene, bene, vai. Ok, a dopo, vi voglio bene. Ci vediamo. Bene. Ciao. Ciao. Ciao Carlo, signore, Matteo. Grazie, grazie a cuore. Ha fatto anche l'interrogatorio e su una moto sta scappando. Siamo a Sinner Street, dietro la centrale, verso l'armeria. Non si ferma all'alto? Macchina in moto, negativo. Non si ferma all'alto, ok, intervengo, sono a tequila, l'arrivo. Devo correre, ciao. Non ti gonfiare tutto, ok? Mi sistemo un po' le corde vocali. Aggiornamenti? Posizione? Arrivo subito. 446. Verso sud. Ops. Punto di riferimento, aiuto. Pale. 446, ma cazzo è? Sceriffa. Ma cazzo è il 446? Ah, va giù. Raga. Raga, l'ho perso di vista. Non so quanto cazzo è andata. Informazioni? Ma chi è il nome? Capolinea, era su una moto giallina, se non sbaglio. Lui è vestito di giallo. Affermativo. Con la camicia gialla. Sì, l'ho visto oggi. Falcon One, si alza il volo. Centrale? Centrale di colpo. Sono in zona dei taxi, vedere se magari poi lo trovo qui in zona. È in centrale, è in centrale. Ma chi è in centrale? Soggetto. Ah. 14. Fate con calma, è molto instabile perché ha avuto... detto di andare al processo, ha un processo su di voi, quindi occhio. Potrebbe reagire male. Il soggetto sta entrando dentro la centrale. Ma non ci sta cagando di sua volontà o? Ma tu mi senti? Avvertimento. Pronto, Matthew? Ciao. Ascolta, sai se c'è la procuratrice in città? No, non c'è, non penso. Non pensi che venga in città oggi? Non lo so, devi chiamarla, non ha il suo numero. Sì, ma non risponde. E allora non è la città. Io. Vabbè, niente. Camorino, mi senti? Ciao. Vabbè, fa niente, ciao. Oh, oddio. Non ho visto la gente. Capolinea? Oh, signore. Adrian? Cosa? Basta, voglio morire, basta. No, che è stato risolto? Voglio morire, così... Ci parlo io un attimo con Capolino. Dai, vai sotto, tanto la strada la sai.
Cosa avete combinato, signore Capoline? Non ne ho idea. No? Non si è fermata all'alt, penso. Ah, ma non mi sembra che è molto strano di mente voler ammazzarsi? Beh, ha un processo breve, quindi sa un po' male. Ah, brutta storia. Va bene. Esca mia auto, signorina Wilson. Sì, ho solo spento le lampeggianti che accecavano. Vabbè, tutto sistemato, io me ne farò fare i cavoli miei in pattuglia. Ciao. Niente, tutto finito. Inseguimento, poi alla fine la persona si è presentata in centrale. Tutto a posto, sì? Sì, sì, io me ne sono tornata via adesso. Se ne stanno occupando altri agenti. Ah, va bene. Se ti va di ripasso dal tequila, sì, adesso ti passo magari. Un attimo del vanilla e... Adesso ti passo magari più tardi, ok? Ci vediamo allora. A dopo, bella. Ciao. Us Heroes, avete notato questa? Oddio, mi si è aperto qualcosa. Facciamo lo screen. Il titolo ufficialmente fidanzata? Chi lo sa? No, adesso devo vedere io. Comunque sì, Emily da ieri sera, no, ieri notte, ieri sera, diciamo è ufficialmente fidanzata con Mike. Chi è? Indovini? Allora, è stato Adrian. Di nuovo. Tutto a posto, perché immaginavo. Cavolo, senti un'esplosione. Ormai ci ho rinunciato. No, negativo, non ero io. Aiutalo, aiutalo. Cosa ci posso fare? Dai, provaci. Lo vogliono incastrare, ha detto. Vabbè. A posto, ciao. Bello. Vroom. Dragon in top. Arriva qualcuno, questa Akuma? Allora, tag non c'è, saliamo a bordo, vediamo se non ha una targa, perfetto, via. Se no, adesso vediamo un po' cosa facciamo, perché sinceramente mi sta un po' annoiando, ma non c'è fare nulla. Questo qua non mi risponde, Dio mio, c'è una vera te. Oddio, c'è un afro. Luigi? Beh,
Te pareva che non te senta. Luigi? Mi senti? No. Oh Wilson, io ti sento al telefono. Io no. Mi senti? Io non ti sento, quindi per favore sistema. Aspetta un attimo. Sento tutti al telefono, tranne te. Sì, se vuoi fare una rapina poi ti rovini di nuovo, no dai, Diego. Evita di rovinarti di nuovo la tua reputazione, anche se sei un meccanico, ti sei, diciamo, stai reintegrando nella società. Beh, rimani integrato, va. Mi hanno detto che era tutto agitato. Sì, io l'ho vista l'esplosione. Oddio. Salve. Salve, salve gente. Salve. C'è anche il tuo collega. Chi? Waves. Onde. Ah. E dov'è? Sta arrivando, sta arrivando. Ah. Strano quello. No, è tranquillo. Mi ha dato così, che, come mi ha definito? Francesco. L'eudaico. Ah, quello... sì, è lo stesso. Voleva fare una telefonata, però... Aspetta, non riuscivo a farla. Diciamo che era per lo stile di qui, però... Non dipendeva da me, da mio. No, non ti sento ancora. Per non riusciremo mai a parlare. Buonasera la Daigo, ciao. Buonasera. Non riesco a parlare con Luigi Soprano. Mi fa con Juan in volo. Bella, questa è casa mia, fantastic. Dipartimento di polizia, parla con sergente Wilson, mi dica. Salve, sergente Wilson, sono Jeremy Orton. Salve. Ero di passaggio qui nell'autostrada in zona ippodromo, non so se si ricorda dove è vicino, sì, all'agenzia taxi. Subito dopo dei ponti, insomma, sì. C'è una blitza abbandonata in mezzo all'autostrada. Ma direzione quale? Passaggio. Direzione Los Santos, per venire giù a Los Santos in città, quindi, okay, da Paleto venendo giù. Perfetto, ok, sto arrivando, okay. Per visionare e vedere l'auto. Va benissimo. Va bene, lei sta bene, ha fatto un incidente? No, io no, tutto a posto. Ok, perfetto, adesso vedrò questa macchina e vediamo un po' di chi è, ok? Vabbè, no, io perché l'ho vista dal ponte e sono sceso giù. Ah, va bene, ok. Ok. A posto, quindi direzione Los Santos, sto da vedere. Va bene, grazie mille. Salve. Oddio! Oddio. Oh, mamma. Oh, oddio. Spavento.
Falcon One, ti ha visto sorvolare l'autostrada? Sì. Stavo controllando la chiamata. Sì, stanno fatte vedere lì che mi hanno segnato la pista che entra, che è abbandonata sull'autostrada. Dicevo, se vuoi ti dico la targa. No, non serve, sono qua già. Grazie. UK. Questa macchina risulta già sequestrata, com'è possibile? Questa macchina risulta già sequestrata, è possibile? Vabbè, io la riporto a sequestrare, poi vabbè. Chiamiamo il meccanico. Pronto? Ciao. Ah, salve. C'è bisogno di sequestrare una macchina in autostrada, direzione Los Santos. Fantastico. La mia posizione. E se che ti dall'ipodromo vai verso Los Santos. Ho capito. A posto, ciao. Oh mio Dio, cos'è? Ho sentito qualcosa. Grazie per il follow, Riccardo Bellini 000. Ciao, ciao, come va? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Sequestriamo questa macchina. E là, come correva quello? La presenza di un veicolo sulla carreggiata dell'autostrada direzione Los Santos, strada, virgola, nella tratta ippodromo ospedale direzione Los Santos, chiediamo di prestare attenzione ai guidatori. Operatori del traffico e mezzi di rimozione all'opera. Buona giornata. Vediamo se va bene. Bene, bene. Tu sei un pazzo a me fare un'inversione così. Questo c'è da fare. Non sono io che metto i muretti in mezzo alla strada. Lo porto sempre là? Sì. Ti diverti il mondo, vero? Sì, già. Già. Mi diverto il mondo. Ci vediamo lì. Sì. Basta. Quando quelli si spengono da soli. Ok, facciamo l'annuncio che è di nuovo libero la strada.
tutta tua. Perfetto, sto facendo l'annuncio. Ma la sequestrarla. È la stessa che è stata sequestrata prima, vabbè. Ok, a posto, fatto. Bello. Quanto ti devo? 100 dollari, ok. Sì, 100. No, mia nonna. Aiuto. A posto. Grazie, ciao. Ma ci vediamo. Qualcosa di più su Adrian? No, non so nulla. È che ho provato a chiamarlo, ma non risponde. Ho paura che l'abbiano arrestato, però non lo so. Fantastico, quali cose lo sai, no? Vai in centrale a informarti, non me ne sono occupata. Vabbè. A posto. Grazie. Ciao. Bene, ora devo andare a cena, quindi stacco la live, e la riattacco stasera dopo cena, quindi facciamo due live oggi, una di un'oretta circa adesso. Purtroppo sì, Riccardo, quindi devo andare a cena. Ora stacco un'oretta e torno dopo verso le 8 e vi faccio fino alle 10 e mezza, così 11, vediamo un po'. Quindi, beh, devo impacchiare la macchina. Vi ringrazio tutti per aver guardato la live, signori. Ci vediamo tardi. Ci vediamo più tardi. Io penso di lasciarvi anche oggi da Carlo, perché Carlo è il mio... Io adoro Carlo, quindi... Carlo... Top. Sarà contento poi di vedere che riveniamo da lui. Per Discord fai punto esclamativo Discord, Riccardo. Doveva funzionare. No, il bot doveva funzionare, provaci. Comunque io vi lascio da Biswax e vi ringrazio tanto per aver guardato la live e ci vediamo dopo. Ciao!